Eccoci qua per l'episodio numero 137 di Leoni Fuori, il podcast sul Benetton Rugby, intro alla vecchia, che questa sera ha un ospite d'eccezione, l'inimitabile Alessandro Isecor, che questa stagione e la scorsa si è fatto notare in un paio di occasioni, forse anche di più, e per cui abbiamo deciso di invitare qui per conoscerlo un po' meglio assieme a Danilo e Marco, che non c'è stasera. Perché si trova a Monaco per lavoro. Buonasera Alessandro, buonasera Danilo. Buonasera, grazie per avermi invitato. Salutiamo Buonasera. anche i primi presenti. Vedo un commento di Chiara Comunque mi hai che deluso, Matteo, prima di passare ai commenti, fatti dire che mi hai deluso. Mi hai deluso. cosa ti è Perché deluso? Cosa? non hai letto la presentazione che aveva preparato Marco, aveva fatto una roba bellissima. Ma stai scherzando? Dove l'ha messa? Io non l'ho vista. No. Sul forum di Carborugby, vabbè, Mi però spiace, mi spiace. Non mi ha taggato, evidentemente. vabbè. Pace, sarà per un'altra volta. Giro di birre da parte di Matteo. Esatto, mi spiace. Beh, allora, innanzitutto, come di consueto quando abbiamo degli ospiti, la prima domanda è sempre come stai e come è andata la tua giornata, perché si parte sempre da qualcosa del genere. Sto bene, un po' stanco perché stamattina, come al solito, abbiamo fatto allenamento e sono un po' stanco e niente. Ma quindi tu arrivi dritto dalla ghirada adesso, praticamente? No, diritto dalla ghirada, arrivo dritto dal letto perché stavo dormendo prima. Ah, Perché... ok. Attenzione, frecciata. siamo in due, difatti, sto qua il mio pigiama, siamo in due. Ma Danilo, cosa hai sotto? Dimmi che hai qualcosa. No, sono tutto desnudo per te. Beh, allora, scusaci, ti abbiamo No, tirato giù dal letto. stamattina abbiamo fatto l'allenamento come al solito, abbiamo finito diciamo il tutto per le due, calcolato pure il pranzo. Ah, ok, dai. Quindi tutto Allora, po sommato. possiamo dire, Matteo, che è il secondo che arriva dal letto, però a differenza dei ragazzi che abbiamo intervistato, però a differenza del primo, che non ricorderemo chi è, diciamo solo che ha una gerarchia molto alta in squadra, lui è arrivato, l'altro invece è restato a suo tempo a letto. Allora, vediamo per i nostri ascoltatori che ci stanno seguendo in diretta, domanda. Vi ricordate chi è arrivato dal letto in ritardo e chi era dal notaio? Chi Chi era dal sono queste notaio? due persone? Dal Scrivetecele in notaio ti dico chat. la verità che non mi ricordo nemmeno io dal Perché non te notaio. ne sei neanche a tipe a volta. Ah. No, queste sono due domande per i leoni dentro, i nostri ascoltatori. Vediamo, io partiamo con una domanda del pubblico. Mi sento frizzante oggi. Ho avuto una giornata di lavoro abbastanza movimentata e arrivo molto carico. Fabiano dice: Grande Alessandro, mi hai fatto sudare freddo al Fanta con la tua mega prestazione la settimana scorsa. Al Fanta, attenzione. Se non lo sapessi, noi facciamo il Fanta Rugby fatto da noi. E c'è tanta gente che ti ha preso quest'anno come scommessa, perché secondo noi quello che magari non costa quanto Tad Furlong, però sicuro quest'anno esplode. E infatti, ragazzi, l'ultima partita, incluso Fekitoa, così eravamo tutti sorpresi. Beh, diciamo che non è stata proprio una meta in cui ho, diciamo, fatto chissà che roba, però, diciamo, è stata più una meta costruita dalla squadra. Cioè, mi hanno quasi accompagnato tutta la squadra in meta, quindi Però è stata una bellissima meta, almeno da spettatore, la mia preferita proprio. diciamo che era una fase di gioco costruita che abbiamo provato e riprovato in allenamento, in cui andavamo con il nostro sistema Tris, diciamo, per farli stancare, che alla fine è giocare in largo per segnare. E questo è il nostro, diciamo, è stato questo il Sì. nostro obiettivo, che alla fine è andato a fine. Ma scusami la curiosità, proprio completamente random, però c'è mai stata un'idea di metterti ala in una partita così a proprio scazzo, vedere cosa succede? Ha ragione l'OMU. Sì, Esatto. c'è stata, ma non per curiosità, per necessità. Quando abbiamo fatto l'amichevole contro di noi,
quella, diciamo, l'amichevole abbastanza ufficiale tra di noi, Treviso contro Benetton, quest'estate, se non sbaglio. No, non era proprio estate, era settembre, se non sbaglio, e ho provato per, diciamo, quasi 60 minuti, 60, 50 minuti, ho fatto ala. È stato un po' un casino perché devo, cioè, Adesso voglio sapere tornare. chi avevi davanti dall'altra parte. Come ala? C'avevo, oddio, mi ricordo che c'era, beh, c'era il ragazzo Douglas che del Mogliano, Uno bello veloce c'avevi da veloce, cavolo, sì, fare. molto, e chi altro, l'altra ala, se non sbaglio, era Minozio Chichi, non mi ricordo benissimo, Comunque ma... anche i tre più veloci della squadra li hai tenuti in difesa, li hai tenuti? Bene o male, li fermavamo prima che Esatto. arrivavano là, quindi... Volevo dire, possono essere veloci quanto vogliono, ma se li placchi subito, si fermano Sì, sul però posto. diciamo che se gli lasci spazio, puoi essere grosso quanto vuoi, però non Cazzo, prendi. ascolta, visto che hai Douglas. nominato questi tre nomi, mi fa veramente curiosità perché io me li immagino i tre più evasivi. Adesso Douglas non è con voi quest'anno, credo che non sia più con voi, no? Credo che No, sia. fa degli allenamenti con noi, cioè fa degli allenamenti con noi, un po' con Mogliano, un po' con loro. Diciamo che sono seguiti da entrambe le squadre. Ok, però sono probabilmente i tre più evasivi, Douglas, Minozzi e Kiki Mendy. Penso che siano i più veloci quasi, cioè sono i più Sì. veloci, cioè, a mani Sì, basse. dicevo, sì, veloci sì, ma dicevo Sì, evasivi, evasivi nel evasivi. senso di essere capaci di scavare. Chi è Dal contatto, sì. il più anguilla dei tre? Chi è L'anguilla. il più difficile da L'anguilla, meno prendere? male, tutti e tre. Beh, secondo me, tra i tre, Douglas, sì. No, Kiki è Kiki. veramente, cioè tu non lo prenderai mai frontalmente. Cercherà sempre di, al momento, di darti, cioè, di uscire dal frontale. Quindi lo prenderai sempre di lato, lo placchi, però lo prendi di lato, ma frontalmente Allora, sì. il commento di Guido, anguilla vera è Thomas Callo. Anche lui. Cavolo, sì. Ma scusa, striper mega gancio adesso, completamente non Random. pianificato. Ma secondo te, per te che hai giocato a Sevens, Ok, sì. questo è una proprietà di Kiki Mendy che deriva dal Sevens e che Sì, secondo te fa bene? sicuro, si vede proprio, cioè proprio lui si vede che ha fatto Seven, perché è bravo, come si dice, è bravo a creare azioni cioè, azioni proprie dal nulla. Cioè, mi ricordo ancora la preparazione dell'anno scorso, che è venuto, che era in prova, non era ancora con la squadra, era in prova. Ma mi sembrava veramente una persona, cioè, scesa dal cielo. Dice, ma dove è arrivato questo? Mi fa, Sì. giocava con. Sentendo Thomas Arbuthnot, mi fa che giocava con gli Jaguars, fa che era molto forte, e cavoli, l'ha dimostrato, per carità. Sì, poi l'anno scorso ha Chiaramente. iniziato molto bene, aveva segnato subito tutte le prime partite e anche quest'anno Che tra sta l'altro, se tu lo vedi facendo. in abiti privati, diciamo, in abiti civili, come si suol Sì. dire, io credo che nessuno direbbe che è un professionista di rugby. Io credo Sì. che chiunque direbbe è un professore di matematica, tipo, non so, una cosa del genere, con lo zainettino tranquillo. Ascolta, Però. Matteo. Un attimo a quello che hai detto tu, perché hai parlato di Seven e Alessandro quest'estate ha fatto questa esperienza La ti volevo portare. con la nazionale a 7. Poi ci sono tante altre cose che ovviamente ritorniamo sul Benetton. Però ti volevo chiedere com'è andata, come lo hai trovato. Tra l'altro, io ho guardato tutte le partite, sono un grande appassionato di rugby a 7 e c'erano dei momenti in cui eri realmente implacabile. Diciamo che in altre partite, dopo qualche minuto iniziava a mancare un po' il fiato e ti si vedeva un po' in difficoltà. E come l'hai vissuta tu? Come l'hai vissuta? E perché sei Ok. Bella domanda, andato? bella domanda. Chi ti ha Sono costretto? andato. No, non ho acquistato nessuno.
me l'ha proposto Marco Bortolami, e all'inizio fa, guarda, ma ci hanno fatto dei nomi, giustamente, e metto tra i nomi ci sei pure tu. Ricordo che, non mi ricordo precisamente chi eravamo, però io ho detto, vabbè, dai, proviamo, perché cioè, è una cosa che mi manca. Poi in passato l'avevo fatto il server, ma a livello amatoriale, non dire, cioè, non professionistico. E quando mi hanno proposto, ho detto, vabbè, io sono uno che si fa prendere sulle cose nuove, diceva, vabbè, dai, proviamo, posso fare questo. Perché, tra l'altro, no, io l'ho fatto bene o male solo per, come si dice, per completare il mio piano di gioco, perché mi hanno sempre detto in passato che io dovrei, cioè, per migliorare in difesa, nelle fasi statiche, dovrei sempre provare il 7, perché difendendo nel 7, cioè, e trasferendolo nel 15, diventa una cosa semplice, cioè difendere dal 15 rispetto al 7. E quindi, cioè, ho detto, vabbè, proviamo. Niente, mi è stata proposta questa cosa qua e sono andato in tournée dovevo fare anche le prime partite, no, con loro, quando, cioè, perché sono andato col Seven in Sudafrica, però dopo mi hanno chiamato per la Poi sei partita con rimasto lì, Stone. sei rimasto Che lì. c'era Sì, Treviso sono anche partito. là, mi pare di ricordare. Sì. No, Treviso era, no? Che era giù. Sì. Che mi ha chiamato per la partita di Stormers. E poi dopo niente, ho fatto la settimana dopo, e ti dico, già dalla prima partita ho capito che, ho detto, no, ma io cosa faccio? Cioè, ho detto, che cavolo me lo sta facendo di fare di venire qua a giocare? Cosa ho fatto di male nella Sì, vita? sì, sì, sì. hai chiamato Bortolami, insomma, oh, No, cosa fa? no, Non ti ho legato no. io la macchina, cosa stai facendo? Problema che mi ricordo, no, che la prima partita è stata contro, tra l'altro, la seconda che ha vinto il torneo, perché la prima a vincere il torneo, se non sbaglio, è stato il Belgio. E era il Cile. Prima partita, ok, tutti mi hanno detto, sentivo l'attore che parlava, diceva i schemi di gioco, va bene. È entrato, prima partita, tra l'altro, e niente, partito, preso palla, ho fatto subito meta. Difatti, Sì, sì. ho preso palla, ho fatto subito meta. E lì Poi hai detto pesantissimi. una cazzata sta roba qui, ma è Sì, ho facilissimo. detto, fatto meta, cavolata, sì. Poi dopo mi ha fatto, sono riuscito a fare un intercetto, prendo, cioè, corro, la passo, ok? Poi torniamo indietro, come si dice? Poi dopo iniziano a correre pure loro, che loro, cioè, con la palla in mano, cioè, sono molto bravi, e niente, continuando, tipo difendendo per 3 minuti, cioè 3 minuti di fila, letteralmente, finish, no, e mancavano tipo 2 minuti alla fine del primo tempo, tipo, guardo il reattore, faccio, basta, io non segno più, perché ho sbagliato, ho dato tutto il primo, cioè, ho dato tutto troppo all'inizio, dove, come si dice, distribuire all'interno della partita. E infatti mi ha detto, guarda, cioè, guarda, mi prende e fa, non è che, vabbè, sì. Noi quando ti abbiamo visto sembravi Superman, prende la palla, l'interce, però devi anche capire che la partita cioè, dura 7 minuti il primo tempo e 7 minuti il secondo, quindi devo saper distribuire, infatti. Cioè, Sbaglio, Alessandro, o quest'anno si vede proprio in campo, perché poi anche nel 15 sono dinamiche diverse, però insomma non è semplice tirare gli 80 minuti. Adesso in alcune partite sei partito da impact player, in altre sei partito dall'inizio, però io ho avuto la sensazione che quest'anno invece dal punto di vista del fitness tu ti senta meglio. È una sensazione da fuori o corrisponde alle tue sensazioni? Magari il lavoro che avete fatto di pre-season abbastanza lunga. sì, cavoli. Sì, è stato, secondo me, il pre-season mi ha aiutato tantissimo, cioè, anche a crescere. Cioè, diciamo che è stato un pre-season molto lungo, molto duro, in cui, cioè, gli allenatori si sono concentrati molto sui singoli, su tutti, bene o male, dai. Quindi ha aiutato, le tue lacune le lavoravi non il doppio, ma il quadruplo delle volte, perché diciamo che il tempo te lo permetteva.
e anche magari avere meno persone in spogliatoio, non in spogliatoio, insomma, sì, in campo, eravamo... per gli mondiali e tutto. Sì, eravamo, diciamo che non eravamo neanche così pochi, però eravamo il giusto per, come si dice, concentrarsi sui singoli. Guarda, ti faccio una domanda dal pubblico di Paolo, che si collega un po' a quello del Seven. Si dice che hai una corsa tecnicamente molto bella, oltre che efficace. Ti chiede se hai mai praticato atletica, se c'è nella tua formazione. No, ecco. No, io voglio fare una piccola, voglio fare un piccolo, come si dice, cioè, bella, inciso. Bella è un parolone, perché non sono proprio bello da vedere quando il corro, cigno. È proprio bello, no, sì, sì. Però... Sì, cioè efficace, sì. Penso che intenda quello, però in effetti, no, onestamente, quando vediamo le partite e riesci a lasciare dietro i Damian Villens della situazione, cioè, nel senso, è bello da vedere quel gesto. Credo che Paolo intenda l'ampiezza della falcata, ossia sì, cioè... quando tu vedi Alessandro correre, vedi queste falcate belle, belle aperte, poi, sì. come giustamente lui dice, è un po' così, però... sì. Un bel Sì, tempo. no, non ho fatto non ho fatto atletica a livello professionistico, ma ho fatto la campestre con la scuola e ho Bella la fatto pure campestre, regionali, cazzo, la così di campestre, corsa. ragazzi. Che No. nostalgia della campestre. Però mia madre faceva atletica prima, faceva Ah, atletica mia ok. madre. Ah, ok. Quindi anche involontariamente un occhio clinico sulla tua corsa c'è stato a un certo punto, magari. Sì. Sì. Interrompo un attimo il flusso delle domande per fare i complimenti a Alessio, detto Attila, che si ricorda chi è arrivato dal letto, Capitan Michele Lamaro, che si è presentato all'intervista con gli occhi praticamente chiusi. Una Oh, situazione. scusate, ragazzi, non mi sono svegliato. Oh, stavo a Sì, dormire. non Stavo... sveglia, guarda, dormi. Sì, più o meno. Questo era Natale di 2 anni Grande fa, Mitch! credo. E io avevo il Covid, se ti ricordi, ma l'ho scoperto il giorno dopo. Simone dice una cosa interessante. Prima volta che un ospite risponde sì a una domanda di Danilo. È vero, non ci avevo mai fatto caso, però è la prima volta. No, alla classica domanda, ma è una sensazione, questa è la cosa di Simone, che prende per il culo per quella di Bortolami, perché, ma è una sensazione mia? No, Sì, non è è così. vero. Come quando hai chiesto a Ruzza se c'era della tattica in quel pick and go. No, Ah, volevo sì, fare il bravo. bambino, ho preso la palla, ho corso. No, perché io mi faccio, Alessandro, mi faccio i viaggi mentali, ma quella cosa è successa perché invece spesso le cose sono molto più semplici. Sì. Ma anche perché poi, infine, nello sport si costruisce tanto nella settimana che porta alla partita, però poi la partita è puro istinto, cioè è istinto costruito sulla preparazione, ovviamente, però nel momento in cui hai la palla in mano non è che scrolli tra le varie set piece, scegli uno, no? Come un videogioco, cioè alla fine esegui quello che il tuo corpo ha imparato a eseguire e quindi ci sta che uno fa le cose senza poi davvero rendersene conto. Ho nominato prima l'azione su Willems e ci sta come gancio perché alla fine era anche quella contro gli Stormers, era anche quella una partita. Danilo sta deciso che si è stufato di questa intervista. No, credo che gli abbiano suonato alla porta. No, alla fine sono due partite, quella lì l'hai giocata rimanendo in Sudafrica, dopo aver fatto l'esperienza con il Sevens. E volevo chiederti, visto che l'hai nominato te, se per caso quella situazione lì in cui sei riuscito a sfuggire a una persona comunque, cioè internazionale con tanti caps con gli Springboks e anche a una situazione di difesa abbastanza pressante, se per qualche motivo l'esperienza con il Sevens ti aveva dato un po' di elusività anche solo temporanea che avevi portato con te in quella partita o se insomma avevi No, vantaggio e l'hai usato. cioè, penso che sia stata una cosa abbastanza lì istintiva, perché ho detto, cavoli, è la corsa, cioè la corsa è una cosa che ho sempre fatto in campo, quindi diciamo che prima di correre non è che ho visto chi c'avevo attorno, se era Willems o quant'altro, ho detto corro, perché diciamo che la falcata così, la falcata lunga l'ho sempre avuta, e non è, diciamo che Seven... Non, sì, mai migliorato in altri punti,
ma quella è una cosa che già portavo, avevo già nel mio bagaglio. Sì. Dicevi Alessandro dei miglioramenti, 7, non 7, pre-season, insomma, tutto il lavoro che Sì. stai facendo. Dov'è che ti senti migliorato? Dove ti senti forte e quali sono le cose che invece vorresti ancora lavorare? Che è anche una domanda, tra l'altro, di questo nostro spettatore, LM. Ok, Ah, fantastico. ok, Aspetta, la lascio qua. io mi sento migliorato tanto sulla difesa. Su difesa quest'anno perché ho quest'anno, ma no, cioè, durante la preparazione sono riuscito a lavorare sulla tecnica del placcaggio in modo approfondito e da riuscirlo a ripeterlo, ripeterlo, ripeterlo e poi eseguirlo anche in campo. Quello mi ha aiutato tantissimo. E anche il fatto di lavorare sotto fatica, anche quando sono stanco di riuscire a dare comunque lo stesso impatto di quando sono fresco. Che è difficile, cioè non sto facendo alla perfezione adesso, ma è una cosa che non so se riuscirò ad arrivare alla perfezione, ma io ci provo, però è una cosa che è veramente difficile, specialmente a questo livello, quando ci sono delle fasi statiche che possono durare forse anche quasi 5-6 minuti. Tipo le ultime partite. Sì. Tra l'altro, complimenti alla squadra in generale per quella, cioè, cosa sono stati 7-8 minuti in trincea, in difesa per difendere il risultato. Wow. Cioè, noi da tifosi, ovviamente da tifoso pensi sempre al peggio, per cui eravamo là a mangiarci le unghie e dicevamo: adesso guarda, 100% e adesso qualcuno va in fuori gioco, mette le mani in rack. Invece no, perfetti. Io sono rimasto molto Beh, impressionato da quello. quello. Beh, Entrambe quello. le partite, entrambe, No, perché no, la no, prima avete esatto, cioè. fatto 30, 33 fasi di difesa e poi l'ultima in momenti diversi, ma avete difeso per quasi 10 minuti, insomma, quindi Veramente bene. veramente complimenti. Penso che sia anche il lavoro che facciamo durante la settimana, che simuliamo tanto la partita in cui Marco, diciamo, come si immedesima nella situazione in cui dobbiamo trovarci a difendere cioè, in alcune zone del campo, specialmente i nostri 22, in cui stai lì e difendi, però diciamo che abituandoti a fare un allenamento, farlo in partita come bere un bicchiere d'acqua. Certo. Ma infatti Bortolami, quando l'abbiamo intervistato, ci ha detto molte volte che per lui comunque l'allenamento è il momento in cui si, penso qualsiasi allenatore in realtà, in cui si verifica effettivamente la prontezza di un giocatore, la partita è solo il culminare di un lavoro svolto. Sì, concordo pienamente. Sì, lui, non so se lo dobbiamo dire a bassa voce, però insomma è pubblico, insomma, quindi il coach Alessandro ha speso belle parole su di te, ha È detto vero. che non so se se a Sì. inizio stagione senti la fiducia dello staff tecnico, però insomma, ecco, forse non andrebbe, come si dice, ribadita questa cosa, però va detto che abbiamo avuto l'impressione che il coach abbia molta fiducia su quello che tu puoi fare. Ma diciamo che c'è stato anche il tempo, diciamo, per dimostrarglielo tramite la preparazione. Diciamo che io rispetto l'anno scorso mi sentivo non spaesato, ma era una situazione in cui dovevo trovare un controllo di me stesso. Cioè, a livello di gioco, perché mi facevo molto prendere dall'ansia di sbagliare. Quest'anno è una cosa che molte cose mi escono in automatico. Dico, riesco a fare delle situazioni in cui ormai, cioè, la mia testa va in moto e diciamo le dinamiche sono sempre le stesse. E quindi dico, cioè, basta, cioè, l'ansia si leva e il gioco esce in automatico. Vabbè, quando è così Bello, è la miglior condizione, credo, per qualsiasi atleta di qualsiasi sport. Quando bello, bello. In senti del che zone. esatto, quando il movimento corrisponde al pensiero e tutto è fa e ti sembra di essere quella frazione di secondo avanti al
all'azione, no? Non riesci quasi a prendere una decisione cosciente su quello che stai facendo e non sei vittima degli eventi, è stupendo. Faccio una domanda dal pubblico. Abbiamo una che mi ha incuriosito, in realtà è questa, per quanto penso se la stia chiedendo in tanti, di Matt, che dice: ciao ragazzi, volevo chiedere ad Alessandro come vede la sua, in caso la sua chiamata in nazionale, pressioni, competizione interna, quant'altro, e in generale cosa ne pensa di Queso Quesada. Cosa c'è? C'è il tuo avvocato che ti dice a questa non rispondere. C'è qualcuno che va così. Puoi fare come Fabretto che ci ha detto: no, il mio giocatore preferito Bortolami. Super democristiano. Cioè, come si dice, l'ho conosciuto dopo la partita con gli Stormers e, cioè, ho sentito parlare tramite giocatori che l'hanno avuto. Albornoz l'ha avuto ai Jaguares, perché era un ottimo allenatore. Ma Odogu, diciamo, anche l'ha avuto. Sì, Odogu l'ho avuto, però non gli ho chiesto nulla a riguardo, però mi ero pure scordato del fatto che avesse allenato pure lui. E no, niente, poi dopo c'è stata una presentazione con tutta la squadra. Uno che sa molto bene come lavorare con Quesada e Sergio Parisse, suppongo. C'è stata la presentazione, quindi è venuto a trovarvi quando? Prima dell'ultimo o dopo l'ultimo? Dopo la partita con i Stormers. Ah, bello. Io, ragazzi, vi faccio un annuncio: stiamo al picco di ascoltatori in diretta da quando abbiamo aperto il canale YouTube. Grazie Alessandro per questo regalo, più del coach, più di tutti gli altri giocatori. Ecco, bravo. A proposito, da dove viene il soprannome Zaza? Perché noi siamo del Toro e Zaza non è che ci piace molto come parola. Zaza, il motivo perché mi chiamano Zaza è perché, tra l'altro, fu Gabriele Morelli, ex capitano del Calvisano, che all'inizio, cioè, mi presentai così, primo allenamento, e niente, mi fa: no, non va bene Alessandro, devi andarti un soprannome. Proprio così, brutale. Faccio: Alessandro non mi piace, Ale, no. Alessandro no. Io poi anche pure Ize, no. Fa: ci penso, poi te lo dico. Mi ricordo che feci il broncotest, feci tipo 4,45, che era un buon risultato. Si è accesa Siri. Sì. E Siri ti ha detto: che cazzo dici che hai fatto 7,42? Non feci neanche male, ma però dice: guarda che se tu avessi corso dritto, avessi fatto anche molto di meno, lo sai. Correva zigzag, quindi tazza. Alla fine i soprannomi si assegnano da soli. Cercarli è sempre controproducente. Quindi ci saranno partite in cui avremo da una parte i due flanker, da una parte Zaza, dall'altra Zuzu. E quindi... Sì, infatti il duo Zaza-Zuzu. È vero. Ah, ecco, questo mi porta su un'altra domanda del pubblico che devo trovare, ma nel frattempo faccio, che chiedevano se preferisci giocare a 6 o 7. Cioè blindside o openside, diciamo. Diciamo che a me va bene giocare, però... Chiaro, eccola qua. Bene o male, c'è anche una seconda parte della domanda, se vuoi rispondere. Diciamo più blindside. Openside mi piace, però hai, come si dice, mi sento più libero nel blindside rispetto al lato aperto. Così, una situazione mia.
In che situazioni, se posso approfondire un po', che è interessante, anche perché ci sono tanti ragazzi che ci seguono, che giocano, e magari non tutti hanno chiarissime sempre le dinamiche, cosa cambia da un blind side, cosa cambia da un open side, eccetera. Mm-hmm. Sì, buona precisazione questa. Diciamo che uno, cioè, l'open side è più, cioè, è più coinvolto nel lato aperto, ed è, diciamo, quello che secondo me sì, corre un po' di più, fa più lavoro sporco rispetto al blindside, che non che non fa nulla, però attenzione no. Quello ti piace? no, non mi fa nulla, però no, a me piacciono tutti e due, cioè, non ci ho mai pensato sinceramente, però a me piacciono tutti, cioè, dove mi metto dico vabbè, oggi gioco 6, domani gioco 6, sono contento lo stesso. E, però rispetto, faccio un esempio, il blindside salta di più in touche rispetto all'openside. A me piace tanto saltare in touche, quindi preferisco il blindside anche per questo. L'openside è più, come si dice, concentrato sul gioco, con gioco esterno, si collega, diciamo, ai tre quarti a difendere, quindi boh, non lo so, cioè, bene o male mi piacciono tutte e due, però no, ma hai già spiegato varie cose, tra l'altro. Sì, poi sì, ovviamente sì, dipende dai sistemi offensivi e difensivi, sì, di ogni squadra, però insomma hai spiegato varie cose. Tra l'altro ultimamente, Alessandro, ti vediamo moltissimo nel canale dei 15 e ancora più dei 5, no? Abbiamo visto come, insomma, Treviso cerchi di utilizzare, anche nell'ultima partita appena sei entrato, vabbè, la meta l'hai fatta così, però ti avevamo visto anche altre volte lì nascosto, un po' quello che faceva anche Pettinelli quando giocava lui, eccetera. E quindi, insomma, e magari perché prima Matteo scherzando parlava dell'ala, però ultimamente le terze linee come te vengono utilizzate, e tu in particolare vieni utilizzato in quel canale lì, no? Sì. Beh, diciamo che sì, il canale degli Edge, cioè, diciamo l'Edge dove ti trovo. Beh, a me, bene o male, piace sia stare in mezzo che stare nel lato, sai come si dice, nel lato aperto, eh. Però il lato aperto, a me personalmente, nel mio mi consente di utilizzare le mie caratteristiche fisiche, tipo la velocità, il sfidare l'avversario in velocità, che boh, in questo campionato diciamo che sono quasi tutti abbastanza veloci, però però tipo a Calvisano mi ha aiutato molto, cioè mi ha aiutato molto a sfidare gli avversari. Per te com'è stato il salto tra Top 10 e URC? Cioè, hai sentito più la parte fisica, quella tattica, quella mentale? Qual è stato l'aspetto che ti ha più messo in difficoltà? Tutto quello che mi ha messo in difficoltà, diciamo che è stato la cosa che mi, cioè, la cosa diversa dalla top da ormai Serie A, dalla Serie A Elite all'URC, è, a parte l'aspetto fisico, è anche, sì, anche l'aspetto mentale, è, ci sono delle partite di diciamo di top 10 che le partite con tipo contro Padova, Reggio oppure al tempo Rovigo, che sono le partite che dici, sono le partite più importanti, sono quelle più importanti, avevano alcuni aspetti di questo, diciamo mentali, fisici, mentre al tempo ho fatto paragone, sì, perché mi ricordo che Guidi al tempo me lo chiese, no? Gli ho detto, metti la partita, un mix tra partite di Reggio, Rovigo, e metti una partita, cioè, metti tutto questo qua insieme e buttalo in URC. È la stessa cosa. Sì, cioè, detto, proprio, è un mix di tutte, sì, bravissimo, è un mix di tutte di queste cose qui. Cioè, metti caso, la partita con Rovigo era, metti caso, di fisicità. Parte di Padova, velocità, era proprio un mix. Ed è stato, cioè, per me, un quasi trauma, perché
mi ricordo che io sono venuto qua quando i nazionali erano via col per Essere Nazioni, e diciamo che abituarmi al loro stile di gioco è stato difficilissimo, perché io arrivavo da un altro, cioè, da un altro sistema, uno, due, da un altro tipo di work rate. Il work rate qua era, cioè, per me troppo alto, e non ero, cioè, ero allenato, ma non, secondo me, non così tanto da fare il salto. Perché in Italia avevamo provato degli aspetti simili, ma finché non lo provi, Cambia, sì, cambia. anche magari 3-4 partite di fila e non una che magari, non so, Sì. è mentalmente è diverso preparare il singolo match che la continuità. Tipo, faccio un esempio. Adesso che sono abituato, cioè mi sono allenato per questo campionato, se faccio una partita, cioè, già in settimana riesco a recuperare. Prima era un casino, perché mi ricordo che feci la partita contro i Sharks, cioè, io volevo morire, mi metto, no, posso morire qua oggi. Mi ricordo che Sì, facevo sì. 80 minuti, faccio, oggi posso morire qua, perché ho pensato, se settimana prossima devo tornare, cavoli, Io ho cioè, dato per proprio, tutta la io stagione. ho dato, Peggio del 7 questo, peggio del 7. sì, cavoli, ecco. Ho un bel commento da leggerti. Questa è Chiara, che è una nostra ascoltatrice e lettrice da tanto tempo, che dice: uno dei miei bimbi della U8 è soprannominato il nostro Izeko, gli ho fatto vedere qualche tua azione ed è super orgoglioso, racconta a tutti quanto sei forte. Quindi, hai un idolo in Umbria, a quanto pare. Bene. Bello, Bene. bello, 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 bello. Ma bello, no? E Beh, perché anche... Scusa Matteo se mi aggancio a questa sì, domanda, certo, vai. e ti volevo chiedere, Alessandro, adesso a proposito di bambini che vi vedono come diciamo, dei modelli, campioni nel senso bello della parola, ossia un campione, un esempio, qualcosa da ripetere. E Treviso adesso è ormai sempre piena tutte le settimane, lo stadio è sempre stracolmo, non si trovano biglietti, e questo ovviamente merito soprattutto vostro, che fate innamorare i tifosi sugli spalti. Tu, quando giochi, e poi dopo, come vivi il rapporto con il pubblico? Per esempio, quando giochi, sei uno di quelli che sente l'incitamento o vai in trance agonistica ed è come se fossi nella tua nuvoletta? E poi il prima e il dopo. Cambia avere lo stadio pieno dopo, quando fate il giro di campo, quando andate a firmare gli autografi, fare le foto. Come vivi tutta questa parte qui? Beh, diciamo che sì, quando vedo, cioè, lo stadio tutto pieno, da giocatore ti dico sì, cambia molto l'aspetto di gioco della squadra, perché ti senti più carico, perché dici giochi davanti alla tua gente, stadio pieno, diciamo, per la, se non sbaglio, quarta volta. Sì, se Sì, mi sa. consideriamo anche l'anno scorso, Anche l'anno addirittura, scorso? sì, addirittura quinta. Sì. Quinta? Oh, Sì. dici, è una cosa bella perché dici che non... vuol dire che quello che, cioè, diciamo, stai appassionando anche la gente che prima non veniva allo stadio a venire. Ed è, sì, è anche frutto dei giocatori, come frutto anche dello staff che ci lavora dietro, cioè, lo staff manager, dirigenziale, tutti che ci stanno dietro, e questo sì, cioè, ci fa molto orgoglio. Certo. E tu lo senti durante la partita il sostegno, i leoni, Cavoli, sì. Sì, oppure lo senti? Perché dipende, c'è chi dice non c'è sì una e ti risposta dice, giusta e una e c'è sbagliata, chi cioè. dice no, io sono nel mio e non sento niente. Tu com'è? Beh, quando lo sento, ma lo senti, cioè, nel riscaldamento, quando senti dentro la partita, sì, veramente entri in un trance che dici, cioè, devo concentrarmi sulla partita, e diciamo che le robe esterne alla partita non ne dai molto, cioè, non dai molto, cioè, molta importanza, capito? E oddio, ti dico, ci sono dei momenti, metti caso, facciamo meta, oppure
come si dice, stiamo lì a difendere i nostri 22, tipo stancante, lì lo senti l'incitamento del pubblico che ti... Diciamo sì, il pubblico è il sedicesimo uomo che in campo che ci aiuta. Bello, sì, poi immagino bello. Anche perché sai tutta questa... Ecco, un esempio secondo me che mi viene in mente nell'ultima partita, il pubblico ha fatto il conto alla rovescia per arrivare agli 80 minuti e calciare il pallone fuori. E mi immagino che questo sia stato molto utile a Tommy, perché sì, alla fine lui l'ha calciata fuori. Tra l'altro, noi spettatori avevamo il cronometro sfasato. Quindi quando lui ha calciato... Io ho detto, ma cosa fa? Cosa sì. fa? E per noi era il 79 e 52 e lui ha fatto una 50-22 inversa sulla nostra linea di meta. Noi eravamo tutti come Danilo in questo momento, con mani nei capelli, e detto, che cazzo sta facendo? E poi però, rivedendo il replay, si è sentito 10-9-8 sì, la gente che gli faceva il conteggio. E quindi era in realtà più avanti. Però sì, ma volevo dire, situazioni come quella suppongo che il pubblico, cioè l'incitamento, ma anche proprio la, come si dice, la verbalizzazione, la partecipazione grazie, sì. sia molto sentita. C'è una domanda interessante di Simone che chiede: qual è il giocatore che ti ha aiutato di più a inserirti in squadra a Treviso quando sei arrivato? E non vale dire Bortolami, perché... A inserirmi di più? Bene o male, nel loro piccolo, quasi tutti. Però, devo dirti la verità, forse ne dico due perché mi seguono tanto. Reino e Didi, Juvenaj. Loro diciamo che mi hanno sì, aiutato molto l'anno che sono venuto qua fisso. Dove nasce ho capito, ma il primo Reino? Reino. Ah, Reino! Ah, ok, perfetto. No, perfetto. Sì. Che tra l'altro è bello perché lo stesso Reino Smith, quando l'abbiamo intervistato con Carbo Rugby, ci ha detto che Duvenaga è stato per lui invece utile nell'inserirsi, quindi è bello che ci sia subito stata continuità di gesto e che l'abbiano aiutato te. Quindi Alessandro, sei un sudafricano fondamentalmente. Sostanzialmente sì. Biltong e via. Ebrai. Molti tipo, come si dice, molti al tempo pensavano, tipo alcuni stranieri, no? Pensavano che io fossi sudafricano, però dicono, cavoli, ma parla benissimo italiano. No. E ti ha detto pota. Sì, perché come avrete capito è di Agrigento, l'accento lo fa capire benissimo di dov'è. No. E credo che sia, ecco, sì, per chi non è del nord Italia questo accento potrà sembrare generico nord, ma se chi è del nord Italia lo colloca molto bene tra il lago di Garda e Milano, diciamo, sì. In quella zona lì, Brescia, Bergamo, esatto. Brescia. Hai ancora, a proposito delle tue origini, in che club hai iniziato a giocare tu, Alessandro? Rugby Brescia, ho iniziato a giocare al Rugby Brescia proprio, e poi dopo mi sono spostato all'Ospitaletto perché mi sono ho traslocato lì, poi dopo sono tornato a Brescia, però ho iniziato a Brescia. Okay. E poi Calvisano, no? Calvisano. Ok, hai ancora rapporti con i tuoi club di formazione, e ti volevo chiedere come stanno vivendo a Calvisano questo momento dove appunto sono prima non falliti ma dovuti scendere di categoria e adesso stanno ricostruendo. E mantieni i rapporti, quando puoi vai a vedere il Calvisano o fa parte del passato? No, cavoli, no, brutto dire fa parte del passato. Cioè, mantengo i rapporti con tutti, non sono ancora andato a vedere nessuna partita quest'anno. Ho in programma di andare a vedere una partita perché mio fratello, tra l'altro, giocherà. Mio fratello piccolo giocherà. Ah. Sì. Quanti anni ha? Mio fratello 19. Piccolisco, crescono. Adesso voglio sapere tutto, posizione, dove gioca. Esatto. gioca seconda barra terza linea anche lui, quindi anche lui è piccolino
Sì, e sì, adesso diciamo che lo stanno un po', cioè, sta facendo un po' intervallo tra prima squadra e seconda squadra per fargli prendere un po', perché lui arriva cioè, dall'Under 18 dell'anno scorso, e quindi ha detto per non buttarlo così a carne da macello, per fargli fare un po' di minuti Sì. sia in una categoria che nell'altra. Che alla Bello, bello. fine carne da cannone. E, qui c'è una domanda di Crucchiolli che dice: arrivo solo ora, non so se è già stato chiesto, ma ero curioso di sapere se Alessandro aveva goduto di più con la meta di sabato contro gli Stormers, si intende, o quella dell'anno scorso. Ce l'ha in parte detto, ma se vuoi rispondergli devi tu. Cioè, diciamo più cioè, l'ultima, perché all'ultima abbiamo vinto. Tu dici già. Giusto, è vero. Sì. Noi ci siamo affezionati di più a quella vecchia, mi sa, invece. No, 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 sto cacchio. Sta quella di sta settimana io ho goduto come un riccio perché era troppo importante Dani, per. un anno fa ero sul tuo divano quando abbiamo visto quella partita e tu hai reagito come quelli che commentavano il wrestling su Italia 1. Non so se ti ricordi, tipo, oh! Così, impazzito. L'ha preso per le braghe, così sembravi È vero, Giacomo però Ciccio Valetti, sembravi. è vero quello che ha detto Zaza, ossia che quella di quest'anno è stata più importante, poi è arrivata in un momento della partita troppo importante, perché, ecco, mi unisco, cioè mi unisco, mi auto faccio il gancio, chiedendoti Alessandro, così parliamo un po' della partita della settimana scorsa e magari ti chiediamo anche due cosine. Tanto lo so che queste interviste arrivano il giovedì, la formazione non ce la date mai, però ti chiediamo due o tre Però cosine è per qua a parlare con Glasgow. noi, quindi Esatto. Due o tre cosine per Glasgow. No, sulla partita della settimana scorsa ti volevo chiedere, voi dalla panchina avete letteralmente cambiato la partita ed era già successo anche la settimana prima ed era già successo anche quella precedente. Cioè ormai è da inizio campionato che Treviso riesce a mettere una panchina veramente di impatto. sì. In settimana lavorate su questa accelerazione, o semplicemente la composizione della panchina che porta a questo? Che domanda. Diciamo che la competizione interna aiuta, perché tu, come si dice, tu vuoi sempre dimostrare di meritarti il posto da titolare cioè ogni settimana, vuoi dimostrarlo ogni settimana. Poi la maggior ragione se ti metti in panchina, perché dici che in una partita dici una persona. Cosa pensa? Dice, cavoli, oggi la partita contro i Stormers avrei voluto giocarla, e quindi la prima cosa che pensi, appena entro, dimostro che avrei potuto giocarla. E sì, ti dico che in settimana lavoriamo anche sull'accelerazione, perché ci abbiamo in palestra come si dice, ci sono degli esercizi che ti permettono di lavorare, cioè, su, come si dice, sì, sull'accelerazione, sui 10 Sì, metri lo facciamo principalmente. beh, è interessantissimo. Mi sono espresso male io. Volevo parlare proprio ho usato la parola sbagliata io e hai risposto benissimo tu. Dell'accelerata di squadra, cioè il fatto di cambiare il ritmo, di dire bene, adesso entriamo noi e cambiamo proprio il ritmo della partita. Spingiamo, andiamo a individuare dove sono i mismatch, dove sono gli avversari stanchi contro i giocatori veloci. È proprio questa spinta che arriva dalla panchina. Sì, perché diciamo che infatti gli allenatori lo dicono sempre, che cioè, siamo in 23 che giocano, non in 15, quindi anche la panchina è importante quanto i titolari. E la partita dura 80 minuti, cioè non importa chi la inizia e chi la finisce, dipende, l'importante è portare il risultato a casa. Partita finisce quando arbitro fischia. Chi ha detto questa frase? Bugia d'in bosco, Eccolo là. rispondo io. Con la Sampdoria nel 91, cos'era?
Che dire, ci sono un paio di domande più scanzonate che possiamo fare. Su questa io mi attacco subito a quella di Lino, che lui dice, chiede se hai imparato un po' di dialetto veneto, ma io vorrei migliorare la domanda e dirti le prime tre parole che non siano bestemmie che hai imparato stando a Treviso, quali sono? Che non Beh, siano bestemmie, vabbè, è troppo dai. facile, dai, cioè, oggettivamente. Fioi, perché mi faceva morire, perché io all'inizio non capivo, no? Mi dicevano tutti, tipo, guarda i fioi. Dicevo, guardavo. Perché da avresti i segnali. Gnari, Sì. gnari, dai, Anche a gnari. Verona mi pare si dice gnari, se No, non a Verona erro. Butei, 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 Butei. bravo, Butei, bravo. Scusa, Gnari, Tobia. tutti dicevano, ma cosa sono i gnari? Dico, Cosa sono questi boh, fiori? i Gnari, fiori, poi dopo, gnari. un po' ho iniziato a come si sa, utilizzare anche io. Tanta parola, oddio. Beh, ci sono tanti veneziani, magari un che sboro esce ogni tanto. Sì, che sboro, sì, che sboro, sì. Poi, ti giuro, senza parolacce, cavolo, Tanto magari qualcuno difficile. trevigianissima, trevigianissima che ti dice dai Ceo, dai Ceo. Ceo, ceo, ceo. Ceo, Magari sì, ho Troncon sentito. probabilmente ti chiama Ceo. Ceo. Aspetta, oppure, poi Aspetta, c'è aspetta, un. esame di trevigiano, cioè che cosa, sai che cosa significa Ceo? Ceo no. Questa, Ceo no. facciamo la Anche clip perché e la mandiamo ai trevigiani della squadra. dai, nessuno ha il coraggio di dire c'è una persona alta 1,1 m. Allora, Ceo Scusa. significa bambino piccolo o bambino, Ok, però in diga. trevigiano si utilizza per incitare i ragazzi. Dai, Ceo, dai, dai bambino, dai. Però in effetti Isecore è alto. Quanto Digoti a sei Isecore Ceo. alto, Alessandro? 1,90. No, io non avrei capacità, non No, sarebbe corretto. ma Ceo è qualcosa di più Sì, te astratto, non è legato alle lo misure. dice chi è più vecchio di te di solito, non tanto chi è Esatto. più alto. Ma infatti dicevo Troncon perché c'è o boccia a seconda. Mi ricordo quando Mauro Bergamasco, intervistato, diceva che quando ha esordito, che Troncon è andato da lui, gli ha messo la mano sulla spalla e ha detto c'è o tesoghiti oggi. E questo è stato il suo esordio in nazionale la mattina stessa della partita, però per quello immaginavo. Però dai, dai, passato l'esame con il più del 50% passato l'esame, quindi va bene così. Dani, aiutami perché io qua ho perso le mie domande, non riesco a No, trovare la tab. io ne ho tante. Poi andiamo verso la chiusura Sì, perché siamo già quasi all'ora. Però certo. volevo, Matteo, anche perché se no poi nel podcast, quando abbiamo gli ospiti, non parliamo dell'attualità. Volevo chiedere un po' a Alessandro come avete preparato la partita della Che settimana prossima. è domani sera, giusto? O è No, 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 sabato? no, è sabato, 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 sabato. sabato. Domani giocano le Zebre. Ah, Come giusto. l'avrete preparata? Come è andata la settimana? Che partita vi aspettate? Immagino che ci sia stato anche un po' di turnover nella composizione della squadra. Prima scherzavo, non è che vogliamo sapere la squadra prima che esca, però insomma, che partita ci aspetta? Beh, la partita sarà dura veramente fisicamente perché anche loro sono altrettanto fisici come sudafricane. E sì, si sa che quando vai in Scozia è dura, il freddo, poi come si dice, il clima che c'è attorno, poi dopo vai lì, sai che devi battere un vecchio amico, Franco Smith. Sì, E ti che viene fa ancora per. allenamenti leggeri di solito lui, cioè Sì. molto easy e Sì. scarico. Sì. E diciamo che sì, la squadra è, come si dice, dal mio punto di vista, ci siamo allenati bene e vedremo come andrà. Politica la risposta un po', no? Non faccio della sceglizia. Ambasciatore non No, porta pena. quello che si può, perché insomma la società ci ha dato il via libera per l'intervista anche in base a questo, è che probabilmente non ti vedremo in campo, giusto, Alessandro, questo fine settimana?
o sì o no. Ah, non so. Si può dire niente, o non riusciamo a rubargli niente. Riusciamo a rubargli niente. Sembra mia mamma, sì, quando sì. Tornavo a casa a mezzanotte e mezza, tipo un po' sbronzo. Tipo... Si è slacciato di più Bortolami. Si è slacciato sì. di più Bortolami. Sì. Bortolami ci ha dato la. Cosa ci ha dato? La coppia di centri titolari? Così, buttata là in chat. Beh, oh, aspetta. Beh. No, tranquillo. A proposito di coppia di centri, al di là di chi giocherà domani, di chi giocherà sabato, che cosa ha portato Fekitoa a livello di conoscenza, a livello di presenza, a livello di a livello di uno che ha vinto una Coppa del Mondo, che cosa ha portato in squadra Fekitoa? Beh, leadership, cioè lui ci dà, tipo, a livello di squadra, ci ha dato molti consigli all'inizio, tipo, su come affrontare Munster, perché giustamente lui ha giocato lì, e a livello di squadra ha aiutato tanto. Tipo, segue tanto, se non sbaglio, tipo, se sbagliano i centri così, dà consigli, dà opinioni, si confronta molto con tutti. E c'era poi una persona, anche lui, genuina, cioè, molto, cavoli, ha vinto la Coppa del Mondo, e umilissimo, devo dire, persona veramente umile. Sì. Bello, si è già inserito bene. Sì, perché sì, bene o male, sì, perché giustamente ha giocato con Umaga, Watson, Paolo Dogu, che ha giocato con loro ai Wasp, e diciamo che il suo gruppo l'aveva già trovato, e però bene o male è riuscito a socializzare con tutti. Bene, mm-hmm. Ah, immagino che sia pazzesco avere in squadra una persona del genere. Anche perché, appunto, adesso noi non è che lo conosciamo chiaramente di persona, però anche solo tante volte un minimo di apparenza, no, nei social ti dà un'idea di che tipo di persona sono le varie persone che puoi vedere. E mi ha sempre dato l'impressione di una persona umile. Cioè, sì, sì. Appena impara un po' di italiano, come va con l'italiano? Appena impara un po' di italiano lo... parla solo inglese. Però, se non sbaglio, fa anche lui corsi di italiano, però... E te come va con l'inglese, Alessandro? Beh, bene o male, ok, oddio, non lo parlo benissimo, capisco tutto, cioè capisco, se mi parli in inglese capisco, però parlarlo, cioè ci metto, oddio, ti faccio la fase che ho studiato a scuola, ma se devo parlarlo mi trovo in fatica, mentre se devo solo ascoltare capisco. Ma in squadra prevale, visto che comunque ci sono varie nazionalità, c'è anche tanta Argentina, uh-huh. Prevale comunque, diciamo, sono più gli altri che si adeguano all'italiano o più l'inglese allora, lingua franca? Allora, diciamo. Si parla di più italiano, veneto, inglese, Afrikaans o spagnolo? Ecco, beh, Afrikaans non ci sono tanti. Diciamo, il più italiano, inglese. Diciamo, gli allenatori spiegano sia in inglese che in italiano... e basta, diciamo gli argentini meno male capiscono, sì, tutti capiscono italiano, quindi diciamo che basta solo spiegare in italiano, capiscono tutti. Sì. Bene, bene. Guarda, Simone dice: basta. Sei veramente una persona fantastica da quanto sento oggi. Così, prenditi sto complimento, fai quel che vuoi con questa conoscenza. E invece una domanda interessante di Mauro, particolare, non solita, chiede se tra giocatori vi trovate extracampo, cioè siete amici fuori, sì, anche in generale. Cioè... Sì, bene o male, sì. Non sempre, ma giustamente perché molti hanno famiglia, bambini, fai fatica, però quando ci sono occasioni. Tra l'altro domani abbiamo la cena, in programma c'è una cena e niente, cioè abbiamo una cena anche di squadra per tra avanti, perché ci sono le cene avanti e tre quarti, poi ho preso anche le cene insieme, ma
La cena degli avanti mi dà l'idea di essere una di quelle cose dove non puoi ordinare l'insalatina, diciamo. No, no. Scusi, soltanto solo antipasti ti lanciano fuori dalla finestra. E cosa siamo più o meno a un'ora, quindi io direi che sì, andrà in chiusura, sì, così lo liberiamo. Però innanzitutto grazie mille per essere passato a trovarci, perché è stato tutto, non dico improvvisato, ma un po' insomma si è deciso ieri, sostanzialmente ieri l'altro, quindi grazie per il breve tempo di risposta. E grazie a voi. Sì? Comunque Simone giustamente, l'ultimo commento va letto, Simone giustamente diceva, dai che se fai qualche partita da ala poi puoi andare entrambe le cene. Esatto. Cioè, diventi come Macalù. Esatto, all'occorrenza, un 12, 15, allora, 14. Cavoli, paragonarmi a Macalù, parolone, perché lui veramente... Cioè, penso che lui sia un giocatore veramente completo, infatti è mio idolo. Spero. Ma impressionante come giocatore, veramente. Quando c'è stata la partita Benetton Storm, Benetton San Francés, io ero con l'Italia a Via Dana con la Romania, e quindi non ho avuto l'occasione di incontrarlo. Mi sarebbe piaciuto molto incontrarlo, l'ambiente del rugbyistico è molto ampio, lo incontrerò, diciamo. Ah, bello, è proprio il tuo giocatore di riferimento, il tuo idolo. Sì, dai. Sì. Tra l'altro hai tutte le caratteristiche per essere un giocatore simile, quindi forza, sì. Zaza, vai. Un po' di, come si dice, un po' di caps all'ala e ci siamo. No, è impressionante anche la poliedricità che ha, perché solo quattro anni fa, che alla fine non giocava con la Francia tantissimo, e quando giocava comunque era sempre molto limitato nelle mansioni in campo. Adesso lo vedi anche secondo centro alle volte. E lui anche ha fatto il 7, lui anche è venuto. Sì, ha fatto 7. Sì. Tra l'altro, notizie di ieri a proposito di 7, Dupont alle Olimpiadi. Guarda, volevo proprio chiudere con questa magari ultima... una domanda, diciamo, un'impressione che ti volevo chiedere, visto che abbiamo parlato di 7 all'inizio. Visto quello che sta succedendo in Francia, no? con gli atleti come Dupont, che insomma, parliamo forse del giocatore più conosciuto a livello mondiale, che decide di allinearsi con il programma del Sevens per andare alle Olimpiadi, non è la prima volta che lo fa un atleta di livello internazionale, volevo chiederti se, come ci ha anche detto Marcus Watson quando l'abbiamo intervistato, credi che il Sevens sia comunque una disciplina dove devi specializzarti da subito in essa, o possa essere anche una cosa che dovrebbe essere praticata di più da chi gioca a 15 per integrare la preparazione, lo skill set, che fa bene a tutti, diciamo. Ti dico la verità, se tu hai, come si dice, io penso che per giocare a 7 un minimo devi prepararti a 7, perché non è detto che tu giocando sulla 15 giochi lì. Cioè, se hai un'ambizione di vincere, portare le partite a casa, fare una bellissima struttura, bellissimo gioco, secondo me un pochino devi prepararti. Se lo vai lì, lo fai per divertimento, lì posso dirti che può farlo chiunque. Però diciamo che secondo me per giocare a 7 un po' di, come si dice, apprendimento ti serve. Perché non è così scontato il fatto di dire ok, gioco nel 15, vado al 7. Perché tutto quello che tu hai nel 15, nel 7 non ce l'hai, cioè i tempi sono molto limitati, come si dice, il tenuto già, se tocchi la palla è un tenuto, diciamo, due secondi, tenuto. Ci sono molte situazioni che, diciamo, che non sono molto diverse, il 15 nel 7, però assomigliano, ma secondo me sì, chi gioca 7 deve prepararsi.
Sì. Io tra l'altro sono stra d'accordo con quello che ha detto Alessandro, e difatti ci sono degli esempi in passato, Sonny Bill Williams ha fatto fatica, Quade Cooper non è riuscito a entrare nella nazionale, Vediamo Michael Looper quest'anno. Caleb Clark, Michael Looper anche ha detto che ci proverà, non sono mica così sicuro che entri, si parla anche di altri francesi, però fatemi dire che su Antoine Dupont io metterei la mano No, proprio sul nessun fuoco, dubbio, nessun dubbio. nessun dubbio che si adatterà e sarà un crack, perché è un giocatore Sì, incredibile, formidabile. incredibile, formidabile. Bene. Bene, io direi che possiamo liberarti. Grazie mille per essere venuto qui. Salutiamo anche i 37 che sono ancora presenti nella live. Oggi, boom, veramente tantissimi rispetto al solito che sono più quelli in differita. Oggi invece tanti anche in diretta. Grazie per le domande. E come sempre, ricordiamo a tutti, se ci state guardando su YouTube, i link sono qui sotto, dove c'è la descrizione del video, mentre se ci state ascoltando su Spotify, aprite il telefono, sbloccatelo, andate sull'episodio e li trovate facendo show more. Tutti i link di tutto quello che vi serve a sapere di Carbo Rugby, Dampat Rugby e Leoni Fuori. Che dire, ragazzi, grazie mille, ciao a tutti, buona serata e soprattutto buona partita. Ciao! Forza Leoni, ciao Alessandro. Ciao ciao.